sembrare umano mest. Ma se sei un runner, è la cosa più naturale al mondo. Vi raccontiamo la passione del running attraverso gli occhi e le emozioni di due atleti speciali. Attraversiamo di corsa le montagne in compagnia del vincitore della Bolzano Bozen City Trail di 27 km e della vincitrice della City Run di 16 km. La passione della corsa è nata un po' di anni fa. Prima nuotavo, poi per vari motivi ho smesso, ho incominciato a correre e se uno ha veramente passione trova il tempo di fare tutto. Fortunatamente ho anche chi mi aiuta a tenere la bambina e io intanto mi alleno. Corro praticamente già da 30 anni, iniziato il papà e poi anche la mamma e le due sorelle e anche il fratello corre. Sì, alla fine spesso abbiamo fatto un'auto piena praticamente e siamo andate alle gare. La famiglia è sempre importante e non c'è modo migliore di condividere una passione se non con i propri cari. Nel cuore delle Alpi succede la stessa cosa con la camminata non competitiva Bolzano City Enjoy a fianco delle gare Fidon. Nella vita sono ufficiale dell'esercito a Vipiteno, al 5° reggimento alpini. Sono tenente, in più adesso ho una famiglia, ho una bambina e mio marito. I miei genitori corrono ancora. La mamma penso che avrà vinto la sua categoria, ma 65 anni e anche il papà ha quasi 70 anni e corre. L'allenamento è molto importante, soprattutto dopo la gravidanza. Riprendere è stato abbastanza duro. Sono un po' di gare che sto facendo, questa diciamo che è la prima che mi va veramente bene. L'appoggio del piede su una superficie è un'indicazione fondamentale per un runner. Si tratta di geolocalizzazioni naturali che indicano il punto preciso dei loro spostamenti lungo il percorso. Correre a Bolzano era particolare perché c'era l'asfalto, c'era lo sterrato ed era un po' dentro tutto in questa gara. È veramente uno spettacolo. Correre alla Bolzano City Trail è molto bello, è una gara panoramica e anche abbastanza dura, soprattutto nella salita che parte sotto il castello. La parte più difficile è la salita verso San Ginesio, pendenze fino al 30%. C'erano anche due discese molto tecniche, veramente una gara tosta. Quando corro provo tante emozioni. Prima di tutto mi si libera la mente. In più, quando arriva la fatica, non si pensa tanto alla fatica, soprattutto guardandosi intorno. Infatti invoglia a visitare la città e anche dintorni della città, le colline che ho visto sono pieni di vitigni. Il vino Veritas, ma è l'acqua che santifica. Circondati dai vigneti di queste montagne, troviamo miriadi di fontane da cui sgorga la famosa acqua di Bolzano, classificata naturalmente come oligominerale. Un motivo in più per fermarsi e fare rifornimento e nel rispetto delle norme anti-Covid. Sì, ho fatto rifornimenti proprio in queste posizioni e chiaramente mi sono rinfrescato. Bisogna partire con la mascherina e tenerla per almeno i primi 500 metri. Bisogna partire su un pallino alla partenza e in più si parte a scaglioni di 2 minuti tra uno scaglione e l'altro. Il segreto per andare avanti, dice Mark Twain, è iniziare. Un passo alla volta per arrivare in fondo ad un percorso, sino al traguardo che ogni runner ha in testa, dalla partenza all'arrivo. Anche in posti suggestivi come questo. Piazza Walter, ricca di fascino e storia. Questa gara la dedico a mio marito e a mia figlia, Sofia. La corsa è una parte della mia vita e rimarrà sicuramente per sempre una gran parte della mia vita.
coltiviamo passioni per vivere meglio, affrontiamo sfide per sentirci vivi. A Bolzano abbiamo scoperto un aspetto importante della corsa, che non si può vincere e forse nemmeno partecipare, se non stiamo vicini alle persone che amiamo.